Cheesecake salata al melone, l'avete mai assaggiata? No? E allora seguitemi e facciamola insieme! It's hotter than hell, cooking egg on the street. Come and see me in a pawpaw tree. There's nothing in this field to eat. Come and see me in a pawpaw tree. Sweet to me, baby, sweet to me. Come on, see me in a pawpaw tree. Iniziamo questa ricetta facendo la base con i taralli. Possiamo usare anche dei crackers piuttosto dei grissini. Io ho scelto dei tarallini che adesso frantumerò con il coltello. E ci aiutiamo con il bicchiere del mini pimer per fare la base della cheesecake salata. Adesso aggiungo dell'olio. Olio di oliva biologico dall'azienda Colle 100 bottiglie, quest'olio fatto con cura e amore servirà per unire appunto la nostra base. Adesso prendiamo il mini pimer e frulliamo. Dobbiamo fare un po' di confusione. Tappiamoci le orecchie. Si sente il profumo dell'olio, buonissimo, delle olive. Ci siamo. Ok, se rimane anche qualche pezzettino è perfetto, è gradevole comunque sentire la parte più croccante. Ci siamo, ecco qua. Ora tolgo il residuo all'interno del braccetto e adesso vediamo cosa ho combinato. Ci siamo, qualche pezzettino è rimasto intero e ci piace perché così almeno sentiamo anche con cosa è stato composto la nostra base, ovvero il tarallo. Adesso prendiamo una teglia la carta da forno che, come vi ho già insegnato, dobbiamo appunto accartocciarla tutta così per renderla più lavorabile e più semplice. La mettiamo sulla base della teglia. Va bene di un diametro di 18 centimetri. Io l'ho presa anche un pochino più piccolina e se volete anche dal bordo più basso. Adesso andiamo a mettere i taralli come base. Ok. Cerchiamo di spingerlo bene ai bordi e sulla base. A questo punto lo possiamo togliere e metterlo da parte perché ci dedichiamo alla crema, che è importantissimo. Io ho scelto della ricotta magra, meglio non di pecora perché è troppo forte, altrimenti poi si alterano tutti i sapori, e ho deciso di unire appunto, sempre per rispettare la tradizione toscana, il prosciutto col melone. In questo caso però rivisitato in una torta salata, in questa torta al formaggio salata. Quindi la ricotta. Poi per dare un tocco di sapore in più metterei anche un po' di formaggio erborinato.
anche abbastanza piccante, tanto è già dolce la ricotta. Ok, e frulliamo. Meno male esiste questo strumento magico in cucina che ci aiuta sempre. Adesso faremo la cremina. Adesso aggiungo il prosciutto, perché appunto abbiamo detto il prosciutto e il melone. Tolgo la parte di grasso, anche perché può dar fastidio per frullare, e mettiamo qualche fettina di prosciutto. Può essere un prosciutto toscano, un pochino più salato, direi che è perfetto, ma potete usare anche un prosciutto dolce o semidolce. Stiamo attenti, controlliamo che appunto siano frullate tutte le fette. Ok, ci siamo. La crema è pronta. Mi aiuto con la Marisa. Qui invece di solito c'è il mio bambino che ci pensa lui a ripulire. E questa è la nostra mousse di formaggio e prosciutto. E aggiungo alla nostra mousse sempre il nostro olio, che è alla base di questa ricetta. Quest'olio biologico viene fatto nel mini frantoio dell'azienda in due fasi e la frangitura avviene il giorno stesso della raccolta delle olive. Ok, allora aggiungiamo le mie famose erbette, un pizzico di timo al limone all'interno della crema, ci starà perfetta. Lo sento già dall'odore che si abbinano benissimo questi sapori. Riprendiamo la base dei nostri biscotti salati o quello che avrete usato e mettiamo la crema. Se avete un sac à poche sarà più semplice. A noi piace la cucina sostenibile, veloce e in questo caso alla portata di tutti, quindi facciamo direttamente con la spatolina che abbiamo e sarà sicuramente perfetta anche così. Ok, adesso la stendiamo bene bene. Vedete i pezzettini di prosciutto? Sono perfetti. Ok, qui ci siamo. Adesso diamo una grattugiatina di limone non trattato. Vi consiglio di grattarlo così al contrario, così che possiate vedere la quantità della scorza del limone. Ci siamo? Così il limone sgrasserà anche la parte un pochino più pesante del formaggio, della cheesecake. E tocca a questo frutto che io adoro, che è il melone. Il melone in diverse culture rappresenta la fertilità e la prosperità perché è proprio ricco di semi. Adesso ci possiamo sbizzarrire con il melone, perché possiamo o mettere delle fettine sopra per decorare, oppure fare una mousse. Io ho deciso di fare delle fettine, così almeno lo rendiamo ancora più carino. Lo puliamo. Che profumo! E poi l'appoggiamo. Possiamo anche spingerlo un pochino all'interno della crema. E poi come una torta classica possiamo decorarla con la nostra creatività, con le nostre idee. Ok, ci vuole un po' di pazienza.
e però ci siamo. Prendiamo anche un po' di erbette che abbiamo usato. E il cheesecake a questo punto è pronto e deve riposare in frigorifero circa 2 ore, così poi sarà pronto per essere sporzionato e servito. Ecco qua. Adesso tagliamo. Prendiamone una fetta. E direi che siamo pronti per assaggiarla. Finalmente è arrivato il momento che preferisco. Assaggiamo. Oi oi, buona. Mi raccomando, seguitemi per le prossime ricette.